e ciao ragazzi, oggi sono con Edmè. Ciao. E insieme andremo a realizzare il tutorial del trucco che indossa in questo momento, ovvero uno smokey eyes un po' più contenuto, con questa forma allungata verso l'alto. E per realizzarlo ho utilizzato delle tonalità un po' romantiche, tipo Entropy, che è questo qui, insieme a Tribeca e Camelot. All'interno del video vi mostrerò come il feeling del makeup può cambiare semplicemente modificando la tonalità del rossetto. In questo caso, per esempio, ho utilizzato Ombre Rose della linea Diva Crime, che è questo rossetto matte rosa antico che dà un look un po' più fresco, un po' più romantico, mentre utilizzerò invece una tonalità un po' più audace come Domina, poi vedrete all'interno del video, per un look un po' più sexy e più audace appunto. Io vi lascio il video e spero vi piaccia. Ciao! Allora, io ho già preparato la base con fondotinta, un po' di cipria e un po' di primer sulla palpebra e adesso vado a truccare gli occhi. Inizio stendendo la matita Rocky. Vado praticamente a realizzare un inizio di smokey eyes. Quindi intensifico l'attaccatura delle ciglia senza essere troppo preciso, che poi sfumerò tutto. E siccome voglio dare una linea un po' più allungata, apro l'occhio. Inizio già a creare una sorta di eyeliner con la mia matita, quindi verso l'alto, poi la riunisco alla linea precedente, poi dopo sfumerò tutto. Guarda in alto, applico la stessa matita anche sotto le ciglia inferiori. Più mi avvicino al condotto lacrimale, più mi assottiglio con la linea, mi vado proprio dentro le ciglia. Con un pennello a penna morbido inizio a sfumare questa base di matita. Ho scelto la Rocky proprio perché è molto molto sfumabile. Siccome non si asciuga, è facilissima da gestire. La parte esterna la sfumo, ma non troppo. Cerco comunque di lasciare un'idea di eyeliner. A questo punto prendo la mia Liberty 6 e con un pennello morbido inizio a stendere Entropy su tutta la palpebra. Ho scelto un pennello morbido perché voglio dare luminosità ma in modo molto soft. Entropy è molto metallico e con questa applicazione, come potete vedere, diventa più soft. Vado anche a coprire la base di matita che ho realizzato precedentemente. Lascio il colore luminoso al centro della palpebra e poi lo sfumo nei contorni fino all'arcata sopraccigliare. Io adoro Entropy applicato in questo modo perché dà un effetto quasi bagnato sulla palpebra e poi una tonalità abbastanza neutra che sta bene a tutte, sia su chi ha la carnagione chiara che scura. È veramente un tono che si adatta su chiunque. A questo punto vado a creare un punto di luminosità un po' più intenso con Atom, che è in texture satin, quindi l'angolo interno dell'occhio. Okay. Voglio dare un po' più di intensità allo sguardo e quindi prendo Tribeca miscelato leggermente con Camelot, quindi una texture più metallica, una texture opaca. Vado sotto le ciglia inferiori dove abbiamo fatto la base con la matita nera e partendo dall'esterno inizio a sfumare questa tonalità calda e scura. E poi lo stesso tono lo porto alla base delle ciglia per enfatizzare questo soft smokey e lo allungo verso l'esterno. Pettino le sopracciglia e le definisco con un ombretto. Con la Magic Pencil vado a definire l'arcata sopraccigliare e a illuminarla. In questo modo vado soltanto sotto il punto più alto del sopracciglio e poi con un pennellino vado subito a sfumarla prima che poi si fissi. Come mascara applico le Film Noir. Quindi parto dalla base delle ciglia, vibro e tiro verso l'alto. E mi aiuto con la punta dell'applicatore per prendere ogni singola ciglia, soprattutto quelle esterne, così enfatizziamo questo effetto allungato. Metto un po' di mascara anche sulle ciglia inferiori, ma resto sempre su quelle un po' più esterne.
piccolo segreto: se volete intensificare la base delle ciglia, soprattutto se non ne avete tante, se volete un effetto più volumizzante, prendete un pennello piccolino, tipo questo qua, anche un pennello da labbra, prendete un po' di mascara dall'applicatore e andate alla base delle ciglia. Io lo faccio sulle ciglia inferiori in questo caso perché voglio intensificare la parte esterna, e proprio alla base vado con il pennellino, così aggiungo proprio materia e aumento il volume delle ciglia. Vado ad illuminare il contorno dell'occhio applicando il correttore Under Eye Concealer numero 1.0. E questo mi permetterà di correggere i cerchi scuri intorno all'occhio, ma anche ci darà luminosità a tutto lo sguardo. Fisso il viso con una cipria trasparente, vado soltanto nella parte centrale e fisso un po' il correttore. Come blush vado ad applicare Narciso, questo in realtà è un ombretto soft matte, ma si presta benissimo come blush perché ha una tonalità un po' rosata, neutra. Vado ad applicarlo al centro della guancia, sfumando verso lo zigomo. Vedete, mi piace tantissimo l'effetto che dà Narciso sulla guancia. E poi, come illuminante, vado con Christine, che è un ombretto H2O, super super luminoso. Vado direttamente con le dita, perché questa è una texture molto particolare, quasi cremosa. E vado sullo zigomo. In questo modo diamo un tocco di freschezza a tutto il viso. Ne mettiamo un po' al centro del naso e sull'arco di Cupido. Adesso vi mostro la prima proposta labbra. Applico Ombre Rose, che è questo rossetto rosa antico, matte. La texture di Diva Crime è molto semplice da applicare perché quando si scalda con il pennello diventa quasi una crema. Quindi lo potete applicare o con il pennello o con direttamente dall'applicatore, come preferite. È molto confortevole nella stesura. Questo è Ombre Rose, quindi una tonalità un po' rosata, leggermente fredda, e dà un tocco un po' più romantico a tutto il look. Poi, una volta applicato, si asciuga, si fissa ed è lunghissima tenuta. Come vi dicevo prima, adesso vi mostrerò come la percezione del make-up può completamente cambiare in base al colore del rossetto. Infatti per questa seconda versione andrò ad applicare Domina, sempre della linea Diva Crime, che è questo rosso prugna molto scuro con delle note violacee. Io lo stendo sempre con il pennello, ma voi potete applicarlo direttamente dallo stick. Nonostante questo sia un colore molto scuro, penso che stia bene a tutte, perché è abbastanza bilanciato con i sottotoni e quindi si adatta su tutte le carnagioni. Vedete già, sta diventando un po' più rock il look. Un pregio di tutti i rossetti di Diva Crime è sicuramente il fatto che una volta che si asciugano diventano completamente matte. Restano molto confortevoli sulle labbra, anche nelle tonalità scure come Domina, che di solito tendono a seccare abbastanza. Sulle labbra quasi non lo sentite. Quindi questa è la seconda versione e mi piace tantissimo. Vedete come semplicemente modificando il colore del rossetto tutto il look risulta molto più di carattere, molto più strong. E quindi ragazzi, questo è il look finito, fatemi sapere se vi piace e qual è la vostra versione preferita. Noi ci vediamo nel prossimo tutorial, vi do un grosso bacio, ciao! Ciao.